e questa è la prima indagine a livello nazionale che applica la nuova legge sul caporalato. È una legge del novembre 2016 fatta dal nostro Parlamento, fortemente voluta perché risolve una problematica annosa. Con la precedente legislazione il fenomeno del caporalato non veniva assolutamente sanzionato. In questo caso la vicenda purtroppo finisce per toccare soggetti ancora più deboli, che sono i migranti ospiti dei centri di accoglienza. Persone che non possono dire no, perché sono persone deboli, perché sono persone che dipendono in tutto e per tutto da chi dovrebbe organizzare la loro residenza, da chi si paga dallo Stato per organizzare la loro residenza e invece li ha sfruttati per farli lavorare in condizioni non umane. La dinamica è procacciamento di manodopera a costo esiguo, 10-20 euro al giorno per 11 ore di lavoro, e possibilità di lucrare sui compensi dello Stato, perché i 35 euro a questo punto diventano, che lo Stato dà, diventano un netto che ci si mette in tasca, e alla fine ridurre la dignità delle persone in condizioni veramente, a livelli veramente non mortificanti. Salvatore Bruno per la CNews 24.